Eccomi, allora, siamo tornati a casa adesso, quasi l'una, siamo stati in giro tantissimo, cioè abbastanza perché stamattina ci siamo svegliati verso le 9:15, 9:30 e avevo bisogno assolutamente di dormire perché ero stanchissima. Tra l'altro adesso c'è Alaska che ha preso l'abitudine di mettersi a dormire sopra il mio cuscino vicino alla mia testa. E 3-4 notti che lo fa, stanotte però l'ho mandata via perché si mi aveva occupato un po' troppo cuscino. E si vede che lo fa perché sta un po' così, allora è un periodo in cui si mette sempre vicino a me di notte. E quindi avevo proprio necessità di dormire bene, bene, tranquilla, senza fastidi. E quindi poverina l'ho fatta scendere perché insomma. Adesso non volevo neanche che si prendesse questo vizio. E siamo usciti, siamo andati. Allora, prima in centro abbiamo salutato anche una mia amica che ha un negozio di praticamente di ceramiche e fa anche dei corsi, è bravissima. Poi lei è una ragazza che conosco da quando avevo 6 anni, fate conto che ne ho 31, quindi fate un po' i conti, cioè tantissimo. E adesso che lei è qua a Tortona con i negozi, ogni tanto la vado a salutare perché è proprio a 2 passi da me. E quindi siamo stati un po' lì, poi siamo andati ancora a fare un giro in centro e siamo andati poi al mercato. E io ho trovato delle cosine al mercato, tra cui una che indosso già perché l'ho voluta mettere per farvela vedere già indossata. E dato che c'era tutto al 50%, nel mio banco praticamente preferito, quello in cui vado sempre, ho deciso di prendere appunto due maglioncini. Allora, uno è questo qua, adesso magari vi giro, ma è un maglioncino. Aspettate, eccolo qua. Allora, uno è questo. Allora, rimane lunghetto perché è una taglia unica, ma io lo metto dentro perché non mi piace fuori assolutamente. Adesso, vabbè, ho il pigiama sotto. Sono sempre questo pigiama qua perché, ragazzi, è comodissimo. Ogni volta poi lo lavo, ma me lo rimetto ogni 2 volte che lo cambio perché è troppo comodo e poi è bello caldo. Allora, vi dicevo che questo è il maglioncino, è uno dei due maglioncini, c'è scritto Ulala. Però ce n'era anche un altro con la scritta Merci, ed è molto molto carino. Mi piace perché ha questa scritta rosa sulla maglia bianca, che secondo me ci sta benissimo. E è leggero, non è di quelli pesantissimi, perché di quelli pesanti ne ho già parecchi e non avevo voglia di prenderne altri. E adesso tra l'altro ho una fascia sotto, quindi non, secondo me rimane bello anche con un reggiseno un po' più che dà un po' più di forma, ovviamente, perché così secondo me non sta proprio benissimo, mi fa troppo piatta questa fascia. Però appunto è questo. E l'altro invece adesso ve lo faccio vedere indossato, già che ci sono, così poi insomma lo vedete meglio. E questo, ragazzi, è il secondo, vedete, è corto. Allora, l'altro rimane più leggero come spessore, ma rimane più di quelli un po' più pungono leggermente, però comunque non mi dà fastidio. Questo invece è morbidissimo, deve avere una composizione molto diversa perché è proprio morbido morbido e è corto in vita, rimane così, quindi perfetto per tipo pantaloni larghi, quelli a vita alta o anche jeans a vita molto alta perché così rimane meglio, scende, cioè cade meglio sul jeans e ha questo il collo così un pochino larghetto qua sulle spalle e abbastanza collato. Le maniche belle aderenti, insomma, mi piace, molto carino. Ed ha questo color verde oliva che non ho, quindi considerando anche le scarpe che ho adesso di Nike, che sono le Dunk, che sono appunto con un verde menta che più o meno, insomma, il colore, ho detto, lo prendo visto che non ne ho, che così ce lo abbino. Spero che vi piacciano. Allora, amici, dunque, oggi a pranzo abbiamo preso delle cosine al Gulliver da mangiare, veloci, non avevamo voglia di cucinare assolutamente, anche perché adesso che c'è sempre Giovanni a casa, al mattino del sabato così, andiamo magari spesso a fare dei giretti appunto in centro, quindi torniamo che magari, insomma, preferiamo mangiare qualcosa di più veloce. Allora, abbiamo preso al Gulliver, siamo stati, che noi ce l'abbiamo appunto qua a 2 passi anche quello, perché siamo molto centrali come posizione, cioè abitiamo in una zona molto, molto vicina al centro. Allora, abbiamo preso questi fusi di pollo, queste cosce praticamente, e un po' di nuggets nella parte della gastronomia. Eccoli qua. E poi abbiamo preso come contorno questo antipasto della Polly,
che è buonissimo, ragazzi, dovete provarlo. È un antipasto con tonno in salsa rossa, fantastico. L'avevo già provato quello del Mercato, che è, non so se è della stessa marca, ma credo di sì. E poi la salsa Rura. Poi abbiamo preso un po' di pane, lo scottex che ci mancava e basta. Non si può stare, non si può lasciare il letto così con la coperta, che subito arrivano queste due. Subito arrivano queste due. Come sta Ally? Facciamoci vedere Ally. Ma che malmostosa. Alaska. Allora, l'Alaska sta un po' meglio, come potete vedere. Ieri si è ancora... che faccio? Si è ancora... Alaska, che faccio? Si è un po' grattata sui lati qua. Però va già molto meglio, devo dire. E vi dicevo che per fortuna sta un po' meglio. Gli abbiamo dato l'antibiotico neanche una settimana, 10 giorni, proprio per cercare di taglierlo il più possibile. Però come potete vedere è un po' meglio, vedete che ha meno, non ha più croste, solo un po' spelacchiata. E quindi adesso aspettiamo che passi questa brutta dermatite, vero? Adesso poi dobbiamo darle l'antiparassitario fra una settimana. Cioè, guardate ragazze, ragazze, guardate, guardate con chi ho a che fare io tutti i giorni. Non guardate questa cosa, non guardate questa cosa orribile. Ma guardate questa che è bellissima, anche se tutta spelacchiata. Anche se tutta spelacchiata. Allora, io devo mettere a posto questo disastro. Ma io non ho fatto niente. Non ho fatto un tubo di niente. Ieri sera, stamattina siamo usciti e non ho fatto niente in casa. E devo... C'è la casa che fa abbastanza orrore. No, vabbè, scherzo. Non è così sporca, perché noi non la lasciamo mai... Cioè, nel senso, non è che non la puliamo da 6 mesi, però... E dobbiamo pulirla un pochino domani mattina, cioè ieri sera, ragazze, non posso parlare adesso perché c'è la persona in questione in casa, ma ho dovuto preparargli la sorpresa, quindi ho dovuto impacchettare il regalo, ho dovuto preparare i borsoni per andare domani al centro benessere. E quindi praticamente poi mi sono fatta la doccia, mi sono dedicata un po' ad altro, quindi non ho fatto niente per la casa. Stamattina non ho pulito niente, ho fatto solo una lavatrice ieri quando sono tornata dal lavoro, e quindi c'ho da fare un po' di cose. Domani mattina magari cerco di svegliarmi un pochino, non tardissimo ma neanche prestissimo, perché voglio dormire, e cerco magari di fare domani un po'. E adesso mi vado a preparare perché vogliamo fare un giro a Voghera, perché dovrebbe esserci tipo... gli stand quelli del cioccolato, credo. Io ho un freddo, allora ho anche dormito un po', mi sono addormentata qua sul letto, e dovrebbe poi tornare il freddo i prossimi giorni, quindi poi questo caldo anomalo se ne dovrebbe andare, e basta, io mi vado a preparare, ci rivediamo dopo. Allora ragazzi, siamo venuti a mangiare, cioè non siamo ancora entrati al ristorante ovviamente, stiamo cercando parcheggio, ma abbiamo prenotato al cinese perché stasera, oggi pomeriggio, ho fatto un giro in centro con una voghera con mia mamma, che c'era tutti gli stand del cioccolato. Poi siamo andati al centro commerciale qua all'Iper da noi, adesso abbiamo prenotato, ma dobbiamo cercare il parcheggio perché non ce n'è. È quello lì. Conclusione di giornata, allora, con la tavoletta di 15 metri di cioccolato. Wow! Allora, dunque, abbiamo parcheggiato, adesso andiamo a mangiare. Io ho abbastanza fame e poi noi qua ogni tanto ci andiamo perché è vicino a casa dei miei ed è praticamente il ristorante cinese più famoso di Voghera, perché di Voghera, anche della zona così, perché è buono. E poi io solitamente non è che lo tolleri tanto il cinese, perché non mi fa proprio impazzire. Invece questo devo dire che è buono.
Grazie, quando filmo io è inutile, non ce la faccio. Sono anni ormai che registro vlog, ma quando passa qualcuno mi vergogno sempre. Ciao ragazzi, allora sono passati tanti tanti giorni dall'ultima scena e allora praticamente eravamo rimasti, non mi ricordo neanche più, che dovevamo andare via la domenica perché poi ecco, ho filmato l'ultimo pezzo, mi sembra, al ristorante cinese nel quale siamo stati sabato sera alla Muraglia, che è molto molto buono, ci è piaciuto molto, poi è stata una bella serata, anche se abbiamo aspettato un po' perché era strapieno, però è stata una bella serata. E poi domenica invece siamo andati appunto, allora al mattino abbiamo fatto un po' di pulizie in casa, ci siamo comunque svegliati tardi, abbiamo fatto tutte le nostre cose con calma e poi abbiamo mangiato un boccone, allora di pranzo siamo partiti e siamo andati in questo agriturismo, centro benessere bellissimo. Il posto si chiama Ca San Sebastiano a Camino, in provincia di Alessandria. Noi abbiamo preso, ho preso l'uscita di Casale Monferrato e da lì una mezz'oretta ancora buona, quindi ci abbiamo messo poco più di un'ora, un'ora e cinque più o meno. È stata una sorpresa per lui, anche se in realtà lo immaginava che fosse un centro benessere, perché allora siamo partiti che quella domenica faceva un vento pazzesco, ha fatto veramente un'aria gelida e in più quando siamo arrivati là ha iniziato anche a nevicare, quindi tempo perfetto per stare dentro le terme, e aveva intuito che fosse diciamo qualcosa del genere, però appunto non sapeva che cosa. Bellissimo, veramente, c'erano queste stanze con l'idromassaggio, perché erano proprio delle stanze tutte di pietra, con le mura in pietra. Ce n'erano alcune con il camino, stupende, meravigliose, e abbiamo fatto tutto il percorso. Poi verso le 5 e mezza più o meno siamo andati a cambiarci e ci siamo fatti le docce, siamo venuti via, che avevamo comunque ancora un'oretta, quindi siamo arrivati a casa alle 7 e insomma la sorpresa è riuscita, diciamo. Poi quando siamo andati, diciamo, in macchina per prendere la macchina, che eravamo lì nel parcheggio con tutti gli alberi, perché è un posto molto un po' in alto, in collina, quindi comunque è molto bello perché si esce, si è proprio in mezzo alla natura, no? E praticamente niente, lì poi mi ha dato il suo regalo, che non mi aspettavo, perché mi ha, insomma, poi magari vi farò vedere se ci sarà l'occasione, mi ha regalato un anello, è bellissimo, e insomma sono stata molto molto felice, molto contenta, e però vabbè, non mi parlo tanto di queste cose sui social. E poi da lì siamo andati appunto a casa, ci siamo presi una bella pizza, ma prima di mangiare la pizza io non ce la facevo più resistere, ho dovuto dargli l'iPhone perché insomma era passate diverse ore, poi era sera ormai, e visto che lui mi aveva dato il suo regalo prima, quindi quando eravamo partiti dal centro benessere, non vedevo l'ora di dargli l'iPhone, è stato felicissimo. Cioè non se l'aspettava proprio, mi ha detto, quindi è stato super gradito, perché lui ovviamente aveva un telefono vecchissimo, perché l'iPhone 6S addirittura, e quindi poi vabbè, lui non è che lo utilizzi tantissimo per chissà che cosa, lui lo utilizza per tutti i giorni, ma non gli frega di avere l'ultimo modello e avere chissà quanta memoria, insomma. È stato comunque contentissimo, anche se il modello non è il più recente, e quindi è stato veramente una giornata bellissima, bellissima, e ogni tanto ci vogliono queste giornate veramente, perché insomma è andato tutto bene, sono molto molto felice, anche lui è stato veramente molto contento. Ormai siamo a giovedì sera e io, ragazzi, non ho più filmato perché, perdonatemi, ma queste settimane sono un po'
un po' piene di impegni, di cose in ballo e quindi insomma, siamo sempre stanchissimi alla sera e filmare 2 volte a settimana. In queste settimane non ce la faccio, però riprenderò. E abbiate pazienza, non è una cosa costante, non riesco a essere costante tutte le settimane, 2 volte a settimana, ma cerco comunque di mantenerlo come ritmo, ma non sempre. Ecco, ci sono magari dei periodi come questo in cui purtroppo non riesco proprio a pubblicarne due. Spero capiate, ma sicuramente, insomma, capirete. Mi dispiace perché so che tanti di voi vorrebbero anche addirittura più video a settimana, più di due, ma io, ragazzi, lavorando 40 ore settimanali, mi viene un po' difficile, riuscire a gestire il tutto, però cerco sempre di fare quello che riesco, e sempre senza ovviamente andare a stressare troppo la mia vita quotidiana, perché rendiamoci sempre comunque conto che è una passione. È un qualche cosa che deve venire spontaneo e naturale, cioè non deve essere mai un obbligo, almeno io non la vivo così. Ci sono persone probabilmente che la vivono proprio come un obbligo e un lavoro, però per me insomma è diverso, cioè io non la vedo così, la vedo proprio come una cosa che deve venire quando anche ci sono dei contenuti e delle cose anche da raccontare. Ve lo dico sempre perché è la mia opinione, però. Poi ognuno insomma fa un po' quello che vuole su YouTube, sui social, però per me vale proprio questo discorso. E quindi perdonatemi davvero, ma in questo periodo cioè non ho proprio il tempo, non ho proprio il tempo perché ce n'è sempre una e poi tipo ieri pomeriggio sono arrivata a casa verso le 6:30, poi è venuta qua una mia amica che ha mangiato qua da me. Quindi insomma ci siamo viste, abbiamo poi messo via tutto, ero praticamente stanca morta, poi dopo non avevo più voglia di far nulla, mi sono messa a letto alle 10:30, quindi insomma tra una cosa e l'altra c'è sempre qualcosa, veramente, tutti i giorni c'è qualcosa, quindi poi arrivando dal lavoro, dopo tutto il giorno fuori, capite che insomma non è semplicissimo filmare 2 volte a settimana. Però questo weekend o quello dopo voglio ricominciare a registrarvi dei video un po' più a tema casa e meno parlati perché è tanto che non ne faccio e quindi magari se riesco cerco di farne qualcuno e riprendere più che altro perché li facevo prima ma poi ho un po' lasciato perdere perché mi sono data più ai vlog. Tra l'altro mi si sono allungati, sto guardando adesso le curtain bangs, i ciuffi qua davanti. Questi qua erano più corti, l'ho notato perché con il mollettone che me li tiro su riesco a prenderli e non mi scendono quelli davanti, quindi mi si raccolgono bene, quindi vuol dire che si sono allungati parecchio. Fra poco magari quando vedo che si sono un po' più così, perché adesso sono ancora belli, mi dispiace tagliarli, cioè non sono rovinati perché poi io ci metto sempre l'olio, quello dell'ultra dolce che ammorbidisce tantissimo le punte. Stasera li ho lavati, ho fatto la doccia e mi sono messa come al solito il mio olio, questo qua, di ultra dolce. Aspettate che ho, ok. Questo è l'olio di cocco. E insieme alla maschera di cocco, all'olio di cocco proprio è top. E potrei mettermi anche quella, non lo so se potrei mettermela sulle punte, però sinceramente non mi va perché è troppo unta quella e quindi preferisco metterla prima del lavaggio, ovviamente. E basta, tra l'altro anche al lavoro sto facendo un po' di corso, sto ascoltando un po' di, sono sempre un po' in call, sono dei giorni in cui ho anche tanto lavoro, quindi arrivo a casa che sono abbastanza stanca, quindi è un periodo così, però dai, cioè nel senso un periodo così sul lavoro ancora più impegnativo, però di solito è un po' più tranquillo, ma in questi giorni sto facendo tanto anche al lavoro più del solito, quindi sono un po' più stanca. E basta, ragazzi, io a questo punto ho fatto 9 minuti, benissimo. Vi saluto, vi rimando al prossimo video, vi mando un bacio gigante. Ciao!